tutti amici, sono Erika e benvenuti in questo mio nuovo video su Little Friends e Dolby Castle per la Nintendo Switch. Nello scorso episodio vi ho fatto vedere i due nuovi cuccioli, Benny e Chocolate, e abbiamo fatto un paio di gare per avere un paio di coupon color arcobaleno, quelli primi, e niente, adesso in questo episodio, dopo averli curati i cuccioli, andiamo a portare a fare una bella passeggiata con Chocolate e Benny, e se c'è tempo anche con Mao. Questo è il secondo episodio che registro oggi, e sì, il secondo episodio, e continuo ad avere problemi con sto cavolo di Joy-Con. Joy-Con. Oh, boh, problemi della vita. Joy-Con che fa quel che vuole. Benissimo, poi gli diamo da mangiare e sembra che non abbiano neanche sette, poi controlliamo gli altri due. Oggi che cosa fate comunque di bello? Io oggi andrò a disegno e quindi sì, spero di riuscire appunto di caricarne almeno uno di episodio. E poi verso sera inizierò a caricare l'episodio che sto facendo ora. Dai, su. Dai, Benny, levati dalle scatole. Deve essere a posto lui e lei. Buonanotte. Benny. Sì, hanno soltanto bisogno di mangiare. Perfetto, direi. Già le passeggiate con i Joy-Con è davvero faticoso. Perché il cucciolo va dove caspita vuole. Ma piccoli dettagli, ecco. Come adoro questo cucciolo, veramente. Me ne sono proprio innamorata a prima vista. È veramente bello, adoro i pastori tedeschi neri. E poi ne ho visto uno 2 settimane fa al parco di Collegno. Ne ho visto uno bellissimo, tutto nero, un cucciolone gigantesco, però non ricordo quanti mesi aveva, però è un cucciolone stupendo. Che vocina. Chocolate, ora della spazzolatura, che felicità. L'ennesima spazzolatura. In ogni episodio fare questo è un po' palloso, però ci si perde almeno 5 minuti a testa, soprattutto quando Joy-Con non vuole obbedire, fa quello che vuole. Appena possibile, raga, cercherò di fare anche le immagini della miniatura di ogni episodio, che io non ho ancora la memoria giusta per la Switch, quindi non posso fare l'immagine della miniatura, e quindi anche per questo molto probabilmente ho poca visualizzazione e pochi commenti e pochi like, molto probabilmente perché appunto la gente non vede l'immagine della miniatura. In questi ultimi anni la gente vede i video soprattutto molto probabilmente perché c'è una bella immagine della copertina, quindi è anche per questo molto probabilmente, e che non posso comunque neanche dare l'immagine a Sara, quindi non posso fare le foto. Guardate che carini. Questa è la pappa preferita di Mao. Che carini! Dopo averli sommati si va a fare una bella passeggiata. Perfetto!
Agnolina. Ok, poi vediamo. Portiamo a spasso lei. Sì? Pronti, partenza! Via! Andiamo! Perfetto! Certo che dopo un po' fare le passeggiate annoia, perché dopo aver visto lo stesso percorso mille volte, questo, se non sbaglio, è la quarta, a proposito, è la quarta settimana di che è uscito questo gioco, Little Friends. Ma io voglio andare dai palloncini, cribbio di un cane. E quindi niente, sono abbastanza soddisfatta, ma neanche così tanto, perché appunto giocando alla TV mi fa impazzire. Che barba, veramente. Se non sbaglio, a proposito, è la seconda passeggiata che faccio con loro, non mi ricordo più. Di passeggiate non ne vedrete più per un pezzo, perché appunto io detesto fare le passeggiate con i Joy-Con. Lo detesto sul serio. Perché il cucciolo fa quel che vuole. E vabbè, la musica è abbastanza carina, il paesaggio adoro, però no, vabbè, lo scoprirete nel mio nuovo vlog, assolutamente lo scoprirete, e scoprirete i miei pro e i miei contro di sto gioco. Ah, sarà dura andare là a prendere altri palloncini. Perfetto, andiamo avanti. Invece a voi di questo gioco cosa vi piace? Visto che, se non sbaglio, è passato un mese di questo gioco che è uscito. Andiamo qui. Carino. Beh, non si siede? Non si gira? Ah, ok, mi ero dimenticata. Ciao, cioccolito! Ma che carina che sei! Andiamo, non perdiamo tempo. Comunque, da voi com'è il tempo? A proposito, raga, da me ultimamente si sta bene, fa caldo. E sono spuntate le zanzare, mi stanno massacrando a Google, veramente mi stanno mangiando ogni giorno. Sì, purtroppo sì, infatti alla sera non posso stare fuori perché sennò mi mangiano in centinaia, perché mi mordono soprattutto con i pantaloni corti, non posso stare fuori, e neanche con le magliette a maniche corte, ma piccoli dettagli. E niente, dopo tot le settimane che pioveva, non faceva fare altro che caldo durante la giornata, e poi verso sera pioggia go go, e non grandine, ma pioggia forte, sì. E perché molti in Italia soffrono il caldo torrido, ma qui da me, da Villarbate, Torino, Rivoli, Giaveno, Gugliasco, Pianezza, in questi posti qui, noi non soffriamo il caldo, anzi tutt'altro, soffrivamo di pioggia go go e temporali a go go. Sì, meglio.
Ma sembra che stia arrivando il cantautorrito di quelli che hanno anche tutti gli altri italiani. Staremo a vedere per quanto tempo durerà sto caldo. E dicono che sta per arrivare il caldo dell'Africa. Beh, staremo veramente a vedere che cosa succederà. Io non gli voglio troppi 40, proprio 40 gradi, perché poi come faccio a sopportarlo il caldo? A me vanno bene, abbastanza bene anche i 30 gradi, non di più. 30, 35, non di più. Anche meno. Meno di 35 facciamo. Ah, finalmente, quanto detesto comunque queste passeggiate. Scommetto che adesso devo anche pulirli di nuovo. La sapevo. No, prima si fa una bella passeggiata con Benny e poi si dà una bella lavata, magari una bella lavata, una bella spazzolata. Seconda passeggiata di questo episodio, pronti partenza, via! Andiamo! Credo comunque che la settimana di vacanza sarà soltanto questa di giugno per me, perché poi me ne resterò a casa per tutta l'estate, perché appunto devo poi controllare gli animali e poi ho voglia di stare a casa, insomma. Ma una volta ogni tanto andare al mare ci sta. È bello. Probabilmente postare delle stories su Instagram. Fai la brava, Milla, c'è una delle mie amiche che mi disturba in continuazione. Vuoi fare la brava, Milla? Non mi distrarre. Gli do retta dopo, raga. Prima finisco l'episodio, dopo andiamo a fare la pipì, l'ignorino. Mi spiace fare la passeggiata con lui che è lercio da far schifo, però tanto vale spassolarli dopo, visto che doveva fare la passeggiata in questo episodio. Poi tra l'altro dopo questo episodio, cioè dopo questa passeggiata, eviteremo a volare i palloncini, cribbio. Perché se non finisci l'esplorazione di fare la marcatura e di esplorare tutti i palloncini, tutti i tre palloncini, la passeggiata anche se hai fatto 200 metri, non si conclude. Devi concludere tutte le tappe. L'unica cosa che mi piacerebbe avere nei futuri Nintendox più Pikachu, però fatti dalla Nintendo stessa, è che sarebbe bello che facciano accidentaccia sti Joy-Con, che mettessero anche la possibilità di avere la pioggia, la neve, un po' di tutto, il tempo che cambia, insomma, la nebbia, il nuvolo, la pioggia, insomma, un po' di tutte queste cosucce. Con il cucciolo che si sporca ancora di più, però che si ha la possibilità di, oltre a spazzolarlo, lavarlo, facendogli un bagnetto, far andare il cucciolo in un laghetto, mettere nuove razze. Avere la possibilità di prendere 20 cuccioli, insomma, un sacco di cosucce che mi piacerebbe. Mi piacerebbe avere il pastore australiano, il
l'Akita Inu, oppure il Border Collie, o non so, il Boxer, come c'era in Nintendo Speed Cats, se non sbaglio, o di sicuro c'era in Nintendox, nella serie di Nintendox. Poi vorrei avere il maremmane Labrador, poi rivoglio avere un Golden Retriever, voglio riavere un Dalmata, perché in questa serie non c'è neanche il Dalmata. Insomma, un paio di cosucce voglio riavere. Dai, facciamo la passeggiata anche con Mao. Questo video sarà leggermente più lungo, poi nel prossimo episodio gli cureremo di nuovo. Pronti, partenza, via Mao, andiamo, corriamo. Insomma, di cani ce ne sono. Ah, vorrei avere anche il lupo cecoslovacco, vorrei avere il bovaro del Bernese, vorrei avere anche il come si chiama? Ce l'ho sulle punte della lingua. Non mi viene. Non so se capita anche a voi, insomma, ve lo scriverò perché le mille razze che mi piacerebbe avere. So che in questo momento, a preciso momento, non mi viene in mente. Comunque la maggior parte ve l'ho detto. Non vedo l'ora che la Nintendo si sbrighi a fare un'altra versione di Nintendo Spicchetto con un sacco di versioni, e nelle versioni nuove vorrei che mettessero in alcune una razza in più o tante razze diverse per ogni versione. Se in una versione c'è lo Shiba, nell'altra voglio la Kit Inu e nell'altra il lupo cecoslovacco, per esempio. Deve essere bellissimo. Di scelte che potrebbero fare la Nintendo per i nuovi giochi di cani e gatti per la Switch, ce ne so né come. Perché sarebbe bellissimo se mettessero anche la possibilità di far decidere che cose vuoi nella Nintendo, nel gioco della Nintendo, come è successo per The Sims 4, che alcuni hanno deciso di fare il pack, quello lì del bucato, un giorno da bucato, e hanno scelto tutto quello che volevano i giocatori di The Sims 4. Io ci gioco a The Sims 4, ma pochissimo. Ultimamente ci gioco poco perché mi va troppo a scatti, forse appunto perché ho la scheda grafica non buona ultimamente. Ma yeah, cucciolotta, andiamo. Perfetto, andiamo, finiamo la passeggiata e concludiamo l'episodio di oggi. Sarebbe comunque bello appunto che la Nintendo faccia questo tipo di gioco, perché mi piacerebbe troppo. Allora, un attimo solo, volevo riuscire a prendere quei palloncini e poi concludiamo l'episodio. Sì, ce la facciamo stranamente. E quindi niente, sarebbe bellissimo, ma io l'inglese non lo so fare, non lo so parlare. A volte neanche l'italiano, ma piccoli dettagli. Bene, il video si conclude qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti e siete capitati qui per casa. E
attivate sempre la campanellina per essere sempre aggiornati nei futuri video che caricherò e lasciate un commentino se vi va e niente, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti amici!